siamo per raccontarvi qualcosa di molto spiacevole. Quello che vedete è un Civis aperto, perché comunque, anche se sono qui in deposito, dovrebbero essere assolutamente chiusi. A quanto pare si può entrare. Quel gran genio del mio amico. Quello che ho in mano è una relazione dei collaudatori del Civis datata settembre 2010. Documento di sintesi delle osservazioni derivanti dalle prove in linea da parte del gruppo agenti ATC che, dopo aver sostenuto il corso tecnico pratico tenuto da tecnici Irisbus e Siemens, ha effettuato le prove su strada dei veicoli Civis nel circuito di San Lazzaro. Quindi questa è la relazione data a tutti i sindacati, al presidente Sutti, al direttore dei lavori Monzali, e la relazione che hanno fatto appunto i collaudatori. Vorrei leggervi qualche passaggio perché credo che sia veramente imbarazzante ed è giusto che tutti lo sappiamo. Visibilità. La visibilità dal posto guida del veicolo ha notevoli limitazioni che a nostro parere possono portare gravi rischi all'esercizio nelle condizioni che possono presentarsi numerose nei turni di servizio. Tali rischi possono essere molto gravi sia per l'operatore che per il cliente. In particolare la visibilità è limitata da la conformazione particolare delle plance laterali che inglobano la strumentazione, molto ingombranti da ambo i lati, in particolare per l'altezza esasperata. A causa della particolare forma del parabrezza si rivelano grossi riflessi sullo stesso sia diurni che notturni provocati dalla luce riflessa del sole e delle luci interne. Le vetrature alle spalle del posto guida, in condizione esterna di scarsa luminosità, generano forti riflessi provocati dalle luci frontali esterne, che danno la spiacevole sensazione di essere di continuo superati da altri veicoli che invece ti sono di fronte. Specchio retrovisore destro. La modifica apportata ha risolto il problema della pericolosità in altezza, ma allo stesso tempo peggiorato la visibilità, pregiudicando la sicurezza, sia per il posizionamento che per l'interferenza che ha il tergicristallo su di esso, sia in condizione di utilizzo che a riposo quando rimane in posizione verticale. In caso di eventi atmosferici, la zona del parabrezza in corrispondenza dello specchio non viene pulita. Capitolo guida centrale. Si ritiene tale soluzione non funzionale, ma anzi pericolosa per il conducente, in quanto non permette di avere nessun tipo di riferimento preciso dell'ingombro in larghezza, con l'aggravante, nel nostro caso, della scarsissima visibilità esterna per la particolare forma del cruscotto come prima citato e dalla forma affusolata del frontale. Il tentativo di ovviare al problema con l'ausilio di telecamere non ha assolutamente migliorato la situazione, anzi, forse lo ha peggiorato, in quanto ti costringe a distogliere lo sguardo dalla strada. Si sono anche avuti diversi problemi ai monitor, spesso fuori uso e gravemente disturbati dall'uso dei telefonini. I molti riflessi esterni li rendono poco visibili e inutili. Perdita della traccia. Le prove hanno evidenziato la grande inaffidabilità del sistema di guida ottico, in quanto non è emersa una causa particolare, ma un insieme di variabili che ne pregiudicano il funzionamento. Troppo sole, troppa pioggia, ombre sulla traccia, umidità della telecamera, problemi elettronici, interferenza con le spire semaforiche, traccia degradata, eccetera. Secondo i tecnici la condizione ideale sarebbe con traccia leggermente bagnata. Si sono avute perdite di traccia con segnaletica nuovissima fatta da circa due ore. Forse era troppo bianca? Avarie. Continue avarie elettriche anche gravi con fermo del veicolo in strada. Si sono avuti diversi problemi di dispersione e diverse anomalie nel passaggio dei sezionatori. Cali di tensione dovuti ad un abnorme eccessivo consumo di questo tipo di veicolo. Con due veicoli in esercizio contemporaneamente si sono avuti cali di tensione fino a 540 volt. Sorge il dubbio che le attuali sottostazioni siano in qualche caso insufficienti. Al di là di tutto quello che vi è stato raccontato oggi sul Civis, quello che sappiamo è che il Civis è pericolosissimo, che non sono state fatte le opportune verifiche, che Guazzaloca è indagato per corruzione, che in alcuni punti su cui si stanno portando avanti i lavori mancava il progetto, che i paesi che avevano il Civis l'hanno eliminato, i paesi che hanno ancora il Civis, se si parla di 10 mezzi, girano su un percorso dedicato esclusivamente a loro, come se fosse un tram o un trenino, mentre da noi girerà su percorso promiscuo. Io mi chiedo che cosa dobbiamo ancora aspettare per fermare questo clamoroso errore, questo scempio che le nostre amministrazioni, grazie signor Guazzaloca, grazie signor Cofferati, hanno portato avanti. Forse stiamo aspettando di metterlo in funzione e di avere un incidente grave.
se non altro è costato poco ai bolognesi, pochi disagi, pochi soldi, 250.